Allora, il nostro sindacato è un sindacato che chiede la luna, non guarda il dito. Noi, come dire, siamo scesi oggi in piazza insieme ai colleghi idonei del concorso del 2020, perché pensiamo che i posti ci siano per tutti, ma pensiamo soprattutto che l'azione fatta da parte del Ministero e del Governo negli ultimi anni sul precariato ha portato a una frammentazione ulteriore del fronte. Mi spiego meglio, sono stati fatti per esempio 4 concorsi con modalità diverse e con diritti diversi in uscita. In realtà i posti noi lo sappiamo, quest'anno la scuola riaprirà con 250.000 precari, come ormai da anni, in questo posto io ci sto venendo tutti gli anni varie volte. Dunque il problema non è un problema di costi, il problema è un problema di investimento da parte del governo e dello Stato sulla scuola pubblica, sulla scuola dello Stato. Prevedere per i nuovi entrati, per i nuovi che entreranno, dei percorsi di formazione a pagamento e ad alto costo, che poi porteranno questi docenti ovviamente a chiedere un concorso e vorrei essere assunti, mentre dall'altra parte ci sono per esempio adesso gli idonei del 2020, che uscita ha? È il fatto che molto spesso purtroppo il docente si trova da solo a ragionare su questo e vede nel collega il nemico che gli sta togliendo il posto. Noi come sindacato proponiamo ai docenti di impostare il ragionamento in un altro modo, cioè di iniziare a pensare che intanto la carriera del docente è una carriera che ha una sua dignità. Queste frammentazioni, tutte queste differenze in realtà ci tolgono di dignità e soprattutto ci toglie di dignità quello che il Ministero vorrebbe fare con noi, cioè ci sta trasformando negli intrattenitori degli studenti, non in altro. Noi invece siamo dei professionisti, dovremmo avere un adeguato stipendio per il lavoro che facciamo e vogliamo che la progettazione di reclutamento sia una progettazione che non nasca sull'urgenza, perché quest'ultima che noi abbiamo visto, cioè la riforma Bianchi, è nata in un certo senso sull'urgenza, su due tipi di urgenza. Uno, noi non avevamo un sistema di reclutamento. Due, avevamo la minaccia dell'Europa che ci diceva che dovevamo comunque stabilizzare, perché dopo 3 anni si parla di sfruttamento. Allora il nostro invito è veramente a tutti i docenti, anzi in realtà a tutto il personale della scuola. Dovremmo fare insieme un grande sciopero per bloccare tutto e far capire quanto siamo importanti noi per il funzionamento del paese. E chiedere al governo che cosa? Che vengano sì stabilite delle norme per il reclutamento, ma che non sia un percorso ostacoli come quello che hanno fatto. La formazione non può essere così cara per avere poi dopo delle incertezze in uscita. Chiediamo al governo di mettere, come dire, di stabilizzare tutti coloro che hanno diritto alla stabilizzazione, e non intendo soltanto gli idonei, intendo anche i colleghi con 3 anni di servizio, che non è giusto che paghino i 2.000 euro per avere poi dopo l'abilitazione, ma che dovrebbero essere, come dire, dovrebbero avere la loro formazione completata direttamente dallo Stato. Perché voglio ricordare che i precari, tutti i precari, sono non soltanto quelli che stanno in classe tutto l'anno, ma sono quelli che danno la licenza di terza media, sono quelli che danno la maturità, e il governo non si può ricordare soltanto a giugno o a luglio o ad agosto per i più fortunati che sono dei docenti a tempo. Un'ultima cosa, questi nuovi concorsi che sono stati indetti e contro i quali si scatenano per esempio gli idonei al concorso 2020, ovvero i concorsi del PNR, fatti con i finanziamenti del PNRR, vorrei ricordare che sono finanziamenti destinati ad altre cose della scuola, non al reclutamento, non alle immissioni in ruolo. Cioè sulle immissioni in ruolo c'è stato un accordo col MEF che dice che col nuovo sistema dovranno entrare 70.000 docenti, ed è per questo che c'è urgenza nelle assunzioni, perché è stato l'impegno preso a fronte di soldi che sono stati ricevuti dall'Italia, da investire per anche cosa? Da investire per esempio nella scuola 2.0, quella che noi abbiamo contestato, qua siamo vicino all'Albertelli, l'Albertelli ha provato a non far passare quei finanziamenti, perché sono investimenti che dovremo restituire e che non sono invece funzionali alla scuola democratica della Costituzione che noi invece difendiamo.